Sono arrivato in Madagascar il 6 agosto del 1990. 6 agosto lo ricordo perché è il giorno della trasfigurazione, quindi è un cambiamento grosso della mia vita. Vittima del Covid e dell'assenza di sanità, morto come i poveri del Madagascar, la grande isola africana. Così ieri, 18 giugno, è iniziata la vita eterna di Luciano Lanzoni, 63 anni, missionario dei Servi della Chiesa. A 18 anni ha lasciato il lavoro in un maglificio di Carpi ed è entrato nei Servi della Chiesa, dove ha ritrovato se stesso. Stare con senza tetto, ex detenuti, disabili, rom e tossicodipendenti. In Madagascar si è preoccupato della cura e del riscatto sociale di lebbrosi, tubercolotici, affetti da disagio mentale, filariosi e malaria. Ho scelto di partire per il Madagascar proprio per cominciare e stare di più con le persone in difficoltà e più povere. Luciano era felice di essere parte anche della storia dei missionari inviati dalla diocesi di Reggio Emilia, presente in Madagascar dal 67. Nel 2009 a Manakara un ladro lo ha accoltellato durante un tentativo di furto. È guarito ed ha continuato ad essere fermento di speranza nella vita dei poveri. Uno degli ultimi progetti è il rilancio dell'azienda agricola San Francesco d'Assisi, dove ha recuperato le conoscenze locali per produrre chiodi di garofano, vaniglia, cannella e pepe rosa. Una delle preoccupazioni fin da subito è stato proprio quello di accogliere le persone che erano in difficoltà e nello stesso tempo però dare loro delle nuove competenze. Luciano Lanzoni è il quinto missionario italiano a morire di Covid in Madagascar. Nel luglio 2020 il vincenziano padre Albano Passarotto e l'orionino Don Luigi Piotto. Nell'aprile 2021 i gesuiti padre Giustino Betaz e padre Gabriele Navone. Cinque uomini che hanno generato cambiamenti nelle persone incontrate.